Benvenuti a Vivi in Trentino, rubrica provinciale che racconta il Trentino, le sue genti e il suo territorio. La puntata di oggi ci porta in Europa. A oltre 30 anni dalla nascita del noto e diffuso progetto Erasmus, si sono moltiplicate infatti le possibilità di studio, formazione e lavoro all'estero per i membri dei paesi dell'Unione Europea. Per un'intera generazione, quella attuale di giovani e giovani adulti, partire per l'Europa, soprattutto dal Trentino, è una concreta opportunità. Il Trentino è infatti uno dei territori italiani che ha saputo realizzare più progetti nel campo delle possibilità offerte dall'Unione Europea. E a tal proposito ci ha raggiunti in studio Esther D'Amato, che proprio di questi temi si occupa con Europe Direct Trentino, struttura incardinata nel Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Dottoressa D'Amato, In partenza per l'Europa è il titolo di un workshop che voi organizzate da 8 anni. Di che cosa si tratta? La giornata è divisa per quattro tipologie di argomenti, perché ci siamo messi nell'ottica degli utenti che vengono a richiedere delle informazioni. Quindi a un utente poco interessa se sta parlando con il servizio istruzione della provincia piuttosto che la regione. Quello che all'utente interessa è capire cosa può fare e quali sono le sovvenzioni, gli aiuti che in quel momento sono disponibili per lui. Quindi diviso, dicevamo, in quattro tematiche, che sono le esperienze di studio all'estero, le esperienze di lavoro, stage, tirocinio, le esperienze di volontariato e poi una sezione dedicata agli adulti, con particolare riferimento agli insegnanti. Noi proponiamo quello che verrà prossimamente con le sovvenzioni europee, per cui siamo stati i primi a parlare di Erasmus+, che vede l'opportunità per tutti i cittadini di partecipare a esperienze all'estero, esattamente come l'Erasmus più conosciuto per gli studenti dell'università. Il Servizio Europa ha organizzato nel suo portale .europa le pagine della mobilità, che sono proprio divise attraverso questi quattro temi, dove chiunque, in qualsiasi periodo dell'anno, può essere informato sulle novità, sulle opportunità aperte per lui, e ogni opportunità poi è suddivisa anche per fascia di età. Grazie, dottoressa. L'organizzazione e la vocazione del Trentino alle esperienze internazionali si traducono in occasioni di studio e lavoro all'estero per i trentini, ma anche in giovani provenienti da altri paesi dell'Unione Europea che arrivano in Trentino. Ci accompagna in questo percorso Daniele Benfanti. Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, diceva il poeta tedesco Bertolt Brecht. L'Europa, per fortuna, di eroi non ne ha più bisogno da almeno 70 anni. Il continente europeo, infatti, a livello mondiale è quello che da più tempo vive una situazione di pace, libertà, vivibilità, prosperità e relativo benessere. Merito anche dell'Unione Europea, un'avventura iniziata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, proseguita e oggi forse ferma in una fase di stallo e di ripensamento dopo la Brexit, ma che offre ancora notevolissime possibilità, soprattutto a livello di mobilità e di libertà di spostamento, di formazione e di lavoro. Il Trentino, pur piccolo territorio nell'ambito dell'Unione Europea, con i suoi 6.000 chilometri quadrati, i suoi 530.000 abitanti, è da decenni una delle zone più virtuose ed efficienti nell'utilizzo di fondi europei. Oltre la metà delle leggi e dei regolamenti che anche in Italia regolano il nostro vivere quotidiano e civile arrivano dall'Unione Europea, e dall'Unione Europea arrivano anche tantissimi progetti per quanto riguarda la mobilità internazionale e non solo. Era il 1953 quando uno dei padri fondatori della Comunità Europea, Robert Schuman, scriveva: «Commetteremmo un errore, saremmo vittime di una pericolosa illusione se credessimo che fosse sufficiente per fare l'Europa creare delle istituzioni europee. Sarebbe un corpo senza anima.
Queste istituzioni dovranno essere stimolate da uno spirito europeo, da qui la necessità di incrementare gli incontri personali, gli scambi tra studenti e fra docenti, tra sindacalisti e dirigenti e responsabili. Al centro Europa della provincia autonoma di Trento, tra via Romagnosi e via Segantini, sorgono il Centro Documentazione Europea e Europe Direct Trentino. Andiamo allora a scoprire quali sono i servizi da loro offerti. Giancarlo Orsinger è responsabile di Europe Direct Trentino, incardinato presso il Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento. Che cos'è il vostro servizio, di cosa vi occupate e qual è un po' la vostra storia? È uno dei tanti centri di informazione dell'Unione Europea, siamo una rete di circa 500 centri sparsi in tutte le regioni dell'Unione Europea, coordinati dalla Commissione Europea, e tutti noi abbiamo il compito di portare l'informazione europea sul territorio, quindi portare l'Europa in diretta da Bruxelles al territorio di ogni singola regione. Quali sono le principali attività che mettete in atto nel corso dell'anno? Dall'attività di sportello per rispondere alle informazioni che i cittadini ci vengono a chiedere direttamente in sede, alle attività di comunicazione attraverso i mezzi di comunicazione, la newsletter, l'attività sulla stampa e soprattutto le attività proattive che facciamo sul territorio organizzando eventi, organizzando attività di vario genere. Che cos'è invece il Servizio Volontario Europeo e che ruolo avete voi in questa direzione? Il nostro compito è quello di fare informazione, di far conoscere il Servizio Volontario Europeo, in particolare di far conoscere il suo programma Erasmus Plus, all'interno del quale il Servizio Volontario Europeo, o meglio le attività di volontariato, sono ricomprese e all'interno delle quali sono ricomprese anche le nuove sfaccettature del programma di attività di volontariato. Il Servizio Volontario Europeo, o SVE, come viene chiamato in sigla, sta infatti cambiando, sta mutando e sta diventando in un certo senso una nuova iniziativa che si chiama Corpo Europeo di Solidarietà, iniziativa voluta dal Presidente della Commissione Europea Juncker per dare un nuovo volto appunto a queste attività di volontariato nei 28 Stati membri dell'Unione Europea. Che attività portate invece avanti nelle scuole? Qual è il riscontro che state ottenendo? L'attività nelle scuole è una di quelle più importanti per Europa e Trentino. Con il nostro laboratorio Europa noi informiamo i ragazzi dalle scuole medie alle superiori, ad alcuni gruppi dell'università, sulle novità dell'Unione Europea, sulla storia, sulle istituzioni, sul funzionamento dell'Unione Europea, sulle opportunità che l'Unione Europea mette a disposizione dei cittadini e su come l'Unione Europea è presente sul nostro territorio. A maggio tornerà in campo un'altra iniziativa, Siamo Europa, che riempirà anche le piazze di Trento e sarà coinvolgente. Di che cosa si tratta? È la seconda edizione del festival sull'Unione Europea, fatto in occasione della Festa dell'Europa. Quest'anno le date saranno 25 e 27 maggio, Trento, Piazza Santa Maria Maggiore. È un festival che vuol portare l'Europa vicino ai cittadini, al cittadino medio, per far conoscere che cos'è, quali sono i futuri sviluppi. L'edizione di quest'anno, fra il resto, è un'edizione che sarà piuttosto impegnativa perché abbiamo in programma una serie di novità, credo, interessanti per tutti. Kerstin Oschmann gestisce a Trento il Network INCO, che si occupa di interculturalità e comunicazione. INCO è un'associazione di promozione sociale con sede a Trento che si occupa di progetti di mobilità internazionale per i giovani. Quindi noi promuoviamo, organizziamo progetti di volontariato, scambio internazionale, tirocini all'estero e offriamo attività di informazione sul territorio per i ragazzi perché sappiano quali sono le opportunità che esistono. Noi abbiamo una sede a Trento, in città, via Galilei, e abbiamo anche un sito che è www.incoweb.org. Le persone che si rivolgono a noi sono soprattutto i giovani che o stanno finendo adesso le scuole superiori, che frequentano l'università, o comunque ragazzi tra i 16 e i 30 anni più o meno, diciamo. Spesso è la loro iniziativa personale, vengono, ci scoprono attraverso i social, attraverso il sito o anche attraverso le istituzioni che dicono ai ragazzi di rivolgersi a noi quando vogliono partire. Noi con i colloqui aiutiamo anche loro a capire quale potrebbe essere l'esperienza che più fa per loro.
Imparare, aiutare, crescere sono gli stimoli che animano i giovani trentini che salpano verso il mondo, ad esempio per le opportunità di volontariato, lavoro e tirocinio in Europa. L'obiettivo è sempre quello di creare una società più inclusiva e solidale, sostenendo bisogni sociali, aiutando nelle emergenze naturali, ad esempio. Jacopo è rientrato la scorsa estate da 10 mesi di esperienza europea. Il mio nome è Jacopo, ho 21 anni, vivo alla Vis e quando ho fatto l'esperienza di servizio volontario europeo avevo appena finito la quinta liceo al liceo Rosmini di Trento. Ero venuto a conoscenza di questa possibilità tramite dei volontari che stavano svolgendo il loro servizio presso la casa di riposo dove lavorava mia madre. E tramite loro sono poi venuto a conoscenza dell'organizzazione INCO e a cui poi mi sono rivolto per partire per l'Ungheria. Inizialmente io non avevo una meta prestabilita, diciamo, avevo solamente un lasso di tempo perché appunto volevo poi iniziare l'università e quindi cercavo di partire più presto possibile, non mi interessava il dove. La partenza poi, dal momento che è arrivata la conferma del progetto in Ungheria, è arrivata dopo una settimana. Il 30 di agosto del 2016 sono partito. Il mio progetto era situato in un asilo nella cittadina di Pécs, che è a sud, l'estremo sud dell'Ungheria, e mi occupavo principalmente di aiutare le insegnanti e le inservienti durante le normali quotidianità mattutine. Per loro non era importante il fatto che io non parlassi l'ungherese, più che altro cercavo di capire cosa avevano bisogno e me lo facevano capire tranquillamente tramite i gesti, quindi c'era più una comunicazione non verbale. Avevo anche la fortuna che una delle insegnanti della classe a cui ero assegnato parlasse un po' di inglese, quindi con lei era più facile rapportarmi e capire poi nel momento in cui si andavano a fare le varie attività tipo lavoretti, merende, l'uscita in giardino, qual era il compito che dovevo avere io, dove dovevo mettermi, dove dovevo inserirmi, insomma, nelle attività. Mi sento molto di più europeo ed è stata anche una grande possibilità di apertura sia mentale che proprio a livello di scoperta, perché poi dall'Ungheria mi sono potuto anche spostare utilizzando qualche giorno di ferie o delle ferie programmate dell'asilo anche nei paesi adiacenti all'Ungheria. Adesso studio servizio sociale all'Università di Trento, a sociologia. Per il futuro ho idea di concludere i miei studi e di intraprendere la carriera di assistente sociale. Il programma Erasmus Plus, partito nel 2014 con nuove potenzialità, ha permesso, grazie a una convenzione europea anche con Messico e Argentina, anche a un giovane messicano di fare esperienza di servizio in Trentino. Ciao, io sono Israel, sono dal Messico. Vengo del Nord Messico, Ciudad Juárez, vicino a Texas. Io ho fatto la università in negozio internazionale. Sì, 30 anni e abito qui a Trento, in San Pio X. Questo è un progetto grande per me, un sogno personale grandissimo. Adesso sono parte del progetto Brother. È un progetto più importante per me. Perché il principale obiettivo è promuovere l'intercambio tra paesi dell'America Latina e Europa. Attualmente lavoro all'ufficio da INCO e sono parte del lavoro di maneggiare il sito dell'associazione, anche il sito del progetto e Facebook anche. Ma cosa sapeva Israel dell'Italia prima di partire dal Messico e come si sta trovando ora a Trento? Niente dell'Italia, niente dell'italiano, solo la pizza e la pasta. È un'impressione molto buona perché è una città tranquilla, generosa. Sì, mi piace molto perché la mia città è più violenta. Per unire l'Europa vi è forse più da distruggere che da costruire, scriveva 65 anni fa il trentino Alcide De Gasperi. L'unione nella varietà delle forze naturali e storiche, marciando verso un nuovo umanesimo europeo, nel rispetto delle tradizioni, nello slancio verso il progresso, nell'esercizio delle libertà. Questa è la ricetta per una nuova Europa. In partenza per l'Europa!
Abbiamo visto esperienze concrete e un ventaglio di opportunità di mobilità offerto dall'Europa. Dottoressa D'Amato, che cosa contribuisce oggi, in un periodo segnato anche da un certo euroscetticismo, a creare una vera cittadinanza e una consapevolezza europea? Bisogna dire che la mobilità di cui abbiamo parlato non era certo l'obiettivo finale, ma era un mezzo proprio per cercare di costruire un'identità europea, perché quando le persone iniziano ad incontrarsi, lavorare insieme, studiare insieme, iniziano a capire che ci sono molte cose, ci sono molte radici comuni, non solo culturali. Non a caso la Commissione europea per il 2018 ha lanciato l'anno europeo del patrimonio culturale, proprio per aiutare le persone a recuperare quelle che sono le radici comuni e storiche, culturali, ma non significa solo monumenti, vuol dire anche, non lo so, un mangiare comune, musica, aspetti teatrali, perché sono queste le radici che ci accomunano. Però vorrei anche invitare a fare una piccola riflessione. Noi tutti siamo nati europei, perché siamo nati in un'Europa geografica. Europeisti lo siamo diventati per una necessità sentita subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, di cui forse oggi molti giovani non si rendono conto, per loro fortuna. È importante considerare che gli europei sono un popolo unico, anche se le differenze di lingua, forse anche in qualche modo culturali, possono però aiutarci a capire che abbiamo dei valori comuni, che sono i valori per cui è nata l'Unione Europea. Grazie, noi ringraziamo Esther D'Amato e dall'Europa torniamo a Trento e puntiamo lo sguardo su uno dei quartieri più antichi della città, San Martino. Un luogo da scoprire, con i suoi scorci scenografici, la torre che vide l'Adige da